In questo tutorial vedremo come integrare React in Django utilizzando Webpack. Solitamente i due elementi vengono usati separatamente, Django viene usato per il backend e poi tramite API si costruisce un frontend con React. Ma mettendo di voler invece avere un unico applicativo in cui backend e frontend sono integrati, quindi di utilizzare React come se fosse un semplice template in Django, possiamo appunto farlo, quindi senza avere due app separate, ma un'unica app, possiamo farlo utilizzando Webpack. E quindi in questo modo avremo un tutt'uno e quindi senza dover utilizzare API, eccetera, e quindi avere due app separate che comunicano tramite API, ma appunto avere un unico sistema, diciamo, su un unico applicativo, insomma. Quindi per farlo dobbiamo usare Django, utilizzeremo React e Webpack per unire i due elementi all'interno di per unire React e Django appunto all'interno di Django. Quindi per prima cosa cominciamo a inizializzare il nostro applicativo Django, quindi creiamo una cartella, io la chiamo Django React Webpack, ok, quindi entro nella mia cartella, vado subito a creare un ambiente virtuale per un virtual env per tutti i miei packages Python, quindi virtual env-p Python 3, la chiamo env. Ok, ora che ce l'ho lo attivo, faccio source env bin activate, come vedete ora il mio ambiente virtuale è attivo, quindi ora vado a creare un file requirements.txt. All'interno del mio file requirements.txt vado a copiarmi appunto i packages Django che voglio. Come vedete io ho già qua tutti gli appunti già fatti per fare questo tutorial, perché col senno di poi è molto semplice integrare React e Django, però io la prima volta ci ho messo un giorno e mezzo e mi sono segnato tutto onde non ripetere l'esperienza di perdere un giorno e mezzo per farlo. Quindi andiamo qua sul nostro file requirements, incodiamo i packages che vogliamo. Direi che possiamo limitarci a questi, quelli possiamo togliere perché per ora non ci questi possiamo togliere perché però non ci servono. Possiamo limitarci, teoricamente non ci serve neanche Django REST primo, quindi anche questi li togliamo. Mi lasciamo per ora solo questi tre, quindi abbiamo Django che scaricherà appunto l'ultima versione stabile, abbiamo Django Webpack Loader che ovviamente è fondamentale per mettere in comunicazione React e Django, e freeze, quindi salviamo. Facciamo pip3 install-r requirements.txt, andiamo a installare i nostri packages. Ok, ora che abbiamo i nostri packages installati possiamo creare il nostro applicativo Django, quindi django admin.py start project e lo chiamiamo app. Ormai lo possiamo chiamare anche demo, ma chiamiamola app. Ok, start project app ls, ok, quindi ora entriamo in app, facciamo un python manage, ok, facciamo un python, aspettate, quindi andiamo qua nel nostro, lo apriamo un attimo con Visual Studio. Quindi qua abbiamo il nostro file manage, qui abbiamo il nostro applicativo, quindi andiamo qui in installed apps e andiamo ad inserire, andiamo a dichiarare appunto il nostro webpack loader. E per ora ci fermiamo qui, come database teniamo
SQLite, quindi possiamo partire un migrate, poi andiamo a creare un super user, anche se tanto non, per questo tutorial non abbiamo bisogno di entrare nel super users, okay. Non abbiamo bisogno di entrare nel backend perché non creeremo nessun backend, eccetera eccetera. Se volete sapere come si fa, ci sono altri tutorial sul canale per saperne di più su Django. Do per scontato che chi sta guardando questo tutorial vuole integrarlo con React abbia già un'infarinatura di entrambi. Quindi ora lo facciamo partire per vedere che vada. Qua abbiamo la nostra porta 127.8000, come vedete Django qui è attivo e questa è ovviamente la pagina di default di Django che noi poi andremo a far sparire, perché qua dovrà apparirci la nostra bella pagina di React. Andiamo a vedere nel backend se è tutto ok. Ok, quindi ok, il nostro Django è pronto. Quindi ora non ci resta che andare a configurare le restanti funzionalità. Allora, per prima cosa creiamo una cartella. Ops. Per prima cosa qui nella nostra cartella app principale creiamo una cartella media che però tanto non useremo, però creiamo lo stesso. Qua due teoricamente quando si uploadate dei file così vi appariranno qua, però per ora non ci serve nient'altro. Quindi questo posto. Ora creiamo invece, questa è molto importante, creiamo una cartella chiamata templates. E all'interno di template creiamo un file chiamato index.html che per ora lasciamo vuoto e ora andiamo in settings e andiamo a settare il nostro percorso statico. Quindi andiamo a prenderci questo qui. Per ora questo qua Webpack Loader lo lasciamo in sospeso, lo vedremo più avanti. Ok. Anche qua front-end ok, quindi anche questo lo lasciamo un attimo in sospeso. Anche questo lo lasciamo in sospeso un attimo, poi abbiamo configurato solo media. Abbiamo creato la cartella templates che dobbiamo andare a dichiarare qua dentro, quindi templates, prendiamo il nostro waspav join base directory templates, quindi base directory ci porta all'interno della nostra cartella app e quindi poi gli diciamo che deve puntare alla sottocartella templates e anche questo è a posto. Quindi fatto questo, abbiamo il nostro index. Ok, possiamo già andare a creare un path che punta alla nostra cartella HTML nella cartella URLs, quindi nella sottocartella app URLs. Andiamo a mettere questo, poi dobbiamo importare un template view, quindi dobbiamo prendere questo. Quindi, ora se noi facciamo run server ci dà errore perché static URL settings non è configurato correttamente. Quindi static URL. Ok, questo possiamo lasciare, questo lo sblocchiamo. Ok, ora è a posto. Quindi ora se andiamo sul nostro indirizzo 127 non vediamo più la pagina di Django di default, ma vediamo una pagina bianca, come è giusto che sia, perché ora sta puntando al nostro file index, che è vuoto. Se invece facciamo barra admin, ci colliamo il nostro backend. E questo è molto chiaro perché come vedete qua abbiamo slash admin che punta appunto al backend, qui abbiamo la nostra funzione template view come view che punta a index.html e fin qui ci siamo. Come avete visto qua abbiamo
dovuto bloccare un static file dirs che puntava una cartella front-end. Questo perché la cartella front-end dobbiamo andarla a creare e sarà la cartella front-end in cui ci sarà tutto il nostro mondo React. Quindi questo, se volete, la sblocchiamo. Blocchiamo un attimo il nostro Django e andiamo ad installare il nostro React. Andiamo qui. NPX create React front-end. Quindi all'interno della nostra cartella app, quella principale, come vedete abbiamo due cartelle app, la principale in cui siamo dentro, poi una sottocartella dove c'è tutta la configurazione di Django, il file settings eccetera. Quindi nella nostra cartella app principale andiamo a lanciare questo comando npx create react app e frontend, quindi crea una cartella frontend con all'interno appunto tutto React, il nostro piccolo applicativo React. Quindi lo lanciamo e ora ci metterà un po'. Ok, React è stato installato. Se ora entriamo nella cartella front-end e facciamo npm run start, npm run start, come vedete ci fa partire sulla porta 3000. Sulla porta 3000 ci fa apparire appunto React. Però se noi, allora qua duplichiamo il nostro terminale, facciamo ripartire Django, quindi Python manage run server. Sulla porta 8000 abbiamo Django che ci dà la schermata bianca. Il nostro obiettivo è non far partire React qua sulla porta 3000, ma far sì che quando Django parte in automatico sulla porta 8000, qui nel nostro file index vuoto, ci appaia appunto questo qua che ora vediamo qua sulla porta 3000, perché per ora React e Django sono separati, non comunicano tra di loro. Il nostro obiettivo è renderli un tutt'uno, quindi dobbiamo fondere questi due elementi qui. E quindi React funziona, Django funziona, ora dobbiamo appunto andarli ad unire. Ok, una volta fatto, sempre nella nostra cartella, sempre all'interno della nostra cartella front-end, andiamo ad installare un po' di packages che ci dovrebbero servire. Il primo è questo qui, npm install webpack -bundle-tracker. Bisogna usare la versione inferiore alla 1.0 perché ad oggi, ovvero a 13 giugno 2020, tramite installazione di default installa la 1.0.0 alfa, che però ha ancora qualche problema, quindi bisogna installarne una inferiore alla 1, quindi usate questo comando chiocciola minore di 1. Quindi andiamo qui, lo installiamo, qua vedete meglio, webpack bundle tracker chiocciola minore di 1, meno save. Non badate agli warning, questo sia libreria che funziona solo forse su alcuni sistemi operativi, su altri no, comunque non preoccupatevi di questi. Qua abbiamo installato il nostro webpack bundle tracker. Andiamo a installare anche queste librerie, ovvero andiamo a installare librerie Babel, che sono tutte queste che vedete qui, ma non preoccupatevi perché poi sotto in descrizione vi metto il link a questo foglio README, in questo modo
se vi siete persi qualcosa, comunque trovate tutte le librerie che servono, non sto qua a dirvele tutte, le vedete qui e poi le vedrete nel file che troverete il link in descrizione, quindi anche questa è installata. E visto che ci siamo, installiamo anche queste per i file CSS. Quindi anche questo è fatto. Ora, una volta installate queste librerie, dobbiamo andare a creare due file. Il primo si chiama webpack.config.js, sempre all'interno della cartella frontend, quindi andiamo qui. Ok, frontend. Quindi qui all'interno della cartella frontend andiamo a creare un file chiamato webpack.config.js e all'interno di questo file dobbiamo mettere tutta questa pappardella qui. Quindi la copiamo tutta. Come vedete richiama appunto le varie librerie Webpack e praticamente non fa nient'altro che andare a dare le direttive su come tutti i file di React devono essere poi convertiti appunto nel file compilato e dove devono essere posizionati i vari elementi. Quindi dice che tutti i file immagine devono finire in una cartella chiamata img. Tutti quelli font che sono definiti qui devono essere a finire nella cartella fonte e via così. Poi vedremo meglio quando andremo a compilarlo, comunque quando andremo a fare la build. E quindi questo è quanto. Come vedete qua appunto un file src index che è questo qui. Qui abbiamo il nostro applicativo app.js con dentro appunto le cose di React e via così, insomma. Quindi questo l'abbiamo fatto, poi dobbiamo andare a creare un file chiamato babel.babelrc, sempre qua nella nostra cartella frontend, qui dove abbiamo ok. Quindi punto babelrc e qua dobbiamo mettere questo comandino qua, questa è la stringa qui, tac, e anche questo dovrebbe essere a posto. Poi dobbiamo copiarci questi due comandi qui, queste due righe qui e andarle a mettere in package.json, qua dove c'è scripts. Allora, cancelliamo questo start qui e andiamo invece a incollare il nostro nuovo start e watch in questo modo. Qua mettiamo una virgola, tac. E anche questo dovrebbe essere a posto. E anche questo dovrebbe essere a posto. Quindi forse a livello di configurazione di React, del webpack di React dovremmo esserci. Quindi non ci resta che invece andare nel nostro settings.py, quindi qua nella cartella app settings.py. Qua abbiamo il nostro static file dirs che ora punta al punto della nostra cartella frontend. E dobbiamo andare a mettere questo webpack loader. Il nostro webpack loader, come vedete, punta ad una directory bundle directory name dist e a frontend webpack stats.json, quindi punta alla nostra cartella frontend.
Punta questo file webpack.config.js, che è quello che abbiamo configurato prima. Mentre qua punta dist, che sarà, si trova sempre all'interno di frontend, che ora non lo vediamo neanche ora. E non lo vediamo neanche ora perché non abbiamo ancora compilato il nostro file, il nostro applicativo React. Quindi, allora, facciamo prima una cosa. Quindi andiamo qua nella nostra cartella frontend e lanciamo il comando pin npm start. Ah no, scusate, manca ancora una cosa. Manca ancora una cosa. Ci siamo dimenticati del nostro file index in templates. Come vedete qua abbiamo il nostro file index in templates che è vuoto. Dobbiamo copiare questo coso qui, questo codice qui, in cui appunto andiamo a predisporlo per ricevere il contenuto di React. Come vedete qua appunto invochiamo i CSS compilati di React, e qua il file principale di React, tramite questi comandi qua. Come vedete qua abbiamo DVD React app. Se andiamo nella nostra frontend app.js, no scusate, frontend index.js, ah ok, dobbiamo rinominarlo qui. Quindi il nostro file index.html punta a un ID chiamato React app, e quindi qui nel nostro file app.js all'interno di frontend dobbiamo anche noi dire, no scusate, in index.js all'interno di frontend dobbiamo anche noi dirgli che vogliamo che punti al nostro applicativo, all'ID React menu app. Ok, quindi ora dovremmo teoricamente avere tutto tranne la cartella dist, che come vedete qua punta dist, che si trova all'interno di frontend, ma noi non l'abbiamo neanche ancora. Per averla dobbiamo fare, aspetta che prendiamo un'altra schermata, dobbiamo fare npm start oppure startwatch, che qua la prima volta diciamo yes. Come vedete ora lui sta installando, ok, sta facendo un'installazione di webpack lì, questo lo fa solo la prima volta, dopo il restante delle volte dovrebbe essere più veloce, ma qua ci dà errore, ci dice che non può trovare un webpack clip. Proviamo a fare un npm install. Ora riproviamo a fare npm, ops, proviamo a fare di nuovo npm startwatch. Ok, ci sta dando un errorino. Ok, sembra che per qualche oscura ragione non abbia installato il webpack bundle tracker, perché qua nel package JSON non c'è. Ok, abbastanza strano, quindi npm install webpack bundle tracker --save. Proviamo a reinstallarlo, vediamo come mai non l'ha installato. Ok, l'ha installato qua, forse, aspettate, fare save, forse dobbiamo metterlo anche qua in dev dependencies. Dobbiamo installarlo con il comando --save dev, che però non mi ricordo, ok sì, --save --dev, quindi -dev. Ok, ora l'ha installato, come vedete qua ora c'è, quindi una volta fatto andiamo a rilanciare il nostro comando npm startwatch, guardiamo che combina, ci dà ancora errore. Allora aspettate, forse dobbiamo anche configurare, allora forse ci siamo dimenticati un pezzo, ovvero qua in urs.py, dobbiamo anche dichiarare il nostro percorso static, che dovrebbe essere questo. Ok,
Allora, deprecation compiling applying plugins is deprecated. Use new API on Hooks instead. Ok, dovrebbe essere un problema di questo plugin extract text webpack plugin. Allora, noi qua abbiamo la versione 3.0.2, mentre nella demo che a me funzionava, la prima volta che l'avevo fatto c'era la 4.0 beta 0. Quindi proviamo a mettere questa. Copia, e quindi sostituiamo la 3.0.2 con una versione più aggiornata. Facciamo un bel npm install. Ora proviamo a fare npm start watch e c'è ancora ora. Ora è andata, quindi senza watch funziona. Quindi npm start. E lui, come vedete, va a compilare il file. Se infatti andiamo qui in frontend, ora c'è una cartella dist che, se andiamo a vedere, è la cartella che richiamiamo qua nel nostro settings bundle directory name. Quindi se ora facciamo partire il Python sul in Python Manager and Server, dovremo vedere la pagina di React. No, ci dà un errore con il file main CSS. Ti sei dimenticato di registrare o caricare questo tag. Capito io dove abbiamo sbagliato, cioè dove ho sbagliato. Mi sono dimenticato un pezzettino nel file HTML, quindi se torniamo qua, templates, mi sono dimenticato di caricare il tag qua sopra. Quindi nel nostro, aspettate, quindi qua sopra, prima, nel nostro index HTML all'interno di templates dobbiamo mettere questo. Salviamo, facciamo ripartire il nostro caro vecchio Django. E andiamo qui e batapum. Come vedete, ora l'app di React esce, non esce ancora il logo. Andiamo a vedere come mai. Ispeziona elemento, console, aggiorna img logo. Ok, non riesce a caricarla, quindi andiamo qua nel nostro file app. Andiamo qua nel nostro file app.js e qua dobbiamo dirgli, all'interno della graffa, gli mettiamo questo qui, gli mettiamo un più qua e qua gli mettiamo static. Ora Django lo continuiamo a far andare, ricompiliamo il nostro applicativo. Ok, l'applicativo è ricompilato. Se ora io vado qua su Django, lui non lo carica neanche ancora. Andiamo un attimo a vedere come mai. Allora, static logo è corretto. Se io vado qui nella mia dist, all'interno di immagini ho logo SVG, ma ovviamente lui me lo carica anche in font, perché io sono uno sciocco. Perché se andiamo qua nel nostro web stack, no, nel nostro web stack config, abbiamo dichiarato due volte SVG. Lo abbiamo dichiarato sia qua dove carichiamo i font, sia qua dove carichiamo le immagini. Ora, SVG è un font o un'immagine?
ora facciamo finta che sia un'immagine, quindi lo togliamo da questo, dalla sezione in cui, dalla sezione del webpack config, dove lo vediamo come fosse un font, come, dove lo dichiariamo come fonte, lo lasciamo solo qua all'interno della sezione in cui lo dichiariamo come formato immagine, quindi ricompiliamo, torniamo qui. Ripartire anche Django, un attimo a vedere qua in app.js logo svg. Se io vado qua in immagini, facciamo una bella cosa, cancelliamo tutto il contenuto della nostra cartella dist, delete, move trash. Ora la nostra cartella dist è vuota, quindi se ora io faccio partire Django dovrebbe ridarmi una pagina bianca, perfetto. Ora ricompiliamo il nostro contenuto npm start, come vedete src logo svg build. Ah, ho capito il perché, ho capito il perché. Ok, perché qua è static dist slash, ok, ricompiliamo. Ok, come vedete ora esce. Ok, esce anche l'immagine. E quindi come vedete, ora all'interno di Django noi stiamo facendo girare un applicativo React come template, bypassando appunto il template tradizionale di Django. E quindi vi ricordo, il primo errore era dato dal fatto che all'interno di templates index.html ci eravamo dimenticati questa riga qua, il load praticamente che carica le funzionalità del webpack loader. E il secondo problema era stato dato dal fatto che in frontend avevamo installato un Extract Text Webpack plugin che non era una versione che non funzionava. Bisogna mettere questa qua, la 4.0, la più aggiornata, mentre per quanto riguarda il Web Bundle Tracker bisogna mettere una versione inferiore alla 1, quindi la 0.4.3 va bene. E un'altra cosa che mancava era l'HTML Webpack plugin che abbiamo messo dopo. E quindi queste erano le cose che mancavano, che davano problemi. Resta il problema del, allora, con npm start lui compila, quindi non c'è problema, mentre con npm start watch lui dà problemi, dà questo errore qui, che nella demo che avevo fatto prima per preparare questo tutorial non me lo dava. L'unica differenza che c'è è che questi due sono qua in fondo invece che all'inizio, però mi sembra strano che questo sia il problema. Però proviamo lo stesso a spostarli. Salviamo. Npm startwatch. Continua a dar problemi. In entry module not found, non posso risolvere watch. Allora. Ok, anche il problema del watch è risolto. Prima era così, in realtà npm run start meno meno watch. Infatti se ora veniamo qui, facciamo un attimo pulizia e lo lanciamo, come vedete anche così funziona. E quindi anche questo è risolto. Quindi ecco, questa è come funziona. E ovviamente ci sono anche modi, ma si può implementare in vari modi, come vi dico anch'io, è la prima volta che è la seconda volta che lo faccio e che si è capito dai vari inconvenienti incontrati lungo la strada, però una volta insomma capito come funziona poi diventa abbastanza veloce.
integra i due elementi, quindi come vedete, insomma, quando lanciate npm start o watch non fate nient'altro che creare qua in dist un documento ipercompresso min.js, quindi tutto l'applicativo che avete in src, tutti i vari componenti che andate a creare in src vengono poi compilati, trasformati in questo main.js, le immagini eccetera vengono appunto creati in questo pacchetto dist, il pacchetto dist poi viene letto appunto dal webpack di Django e è caricato all'interno dell'index HTML in templates e quindi in questo modo avete in un colpo solo Django e React integrati tra di loro, quindi non dovete appunto dividerli in back-end e front-end, ma avete un tutt'uno. E quindi appunto la cosa importante da capire è che quando faccio partire Python Manager on Server, parte anche appunto Python va a leggere la cartella dist e mi abilita React. E la cosa però importante è che tutte le volte che io faccio una modifica all'interno dell'applicativo React, ad esempio, mettiamo che io voglio modificare il nome reload. Qui vado in frontend src app.js, come vedete qui abbiamo reload. Mettiamo di voler scrivere sotto h3 ciao mondo. Punto. Se io lo salvo, come vedete, non cambia il front end, rimane quello, ma se io lo compilo, quindi vado qui in front end, c'è cioè il mio npm start, me lo vado a compilare, adesso vado in Java, vado qui, aggiorno e come vedete esce ciao mondo. Come vedete appunto tutte le volte va compilato perché la compilazione va ad aggiornare la cartella dist e va ad aggiornare il file main.js e tutte le sue derivati, quindi cartella immagine, cartella fonte, tutto quello che appunto richiamiamo all'interno del webpack. E quindi per questo tutorial è tutto, vorrei farne uno anche su Vue.js con la stessa procedura, quindi come integrare Django e Vue tramite webpack. Se questo tutorial vi è stato utile mettete un mi piace e ci vediamo alla prossima. Se poi riesco a implementarlo in qualche modo a migliorare la cosa, ma aggiornerò anche questo tutorial e vi metto il link in descrizione con il repository di questo progetto demo e con appunto tutte le librerie eccetera che servono per realizzarlo. E niente, ve lo ripeto, se vi è stato utile mettete un mi piace e ci vediamo alla prossima.